Allora eccoci qua, Roma un po' imbronciata dal punto di vista del tempo, in ogni modo tantissimi pensionati sono arrivati, sono diverse decine di migliaia. È un'ulteriore dimostrazione che negli anziani c'è davvero una volontà di riscatto, davvero c'è una volontà di stare insieme, davvero c'è una grande volontà di dare un contributo a un'emancipazione più seria, più egualitaria di questo paese, a un diritto di cittadinanza che debbano avere tutti. Una sfida vinta, era una difficile organizzare una manifestazione qui in questo luogo, al Circo Massimo di Roma, con i pensionati, con un tempo che non si preannunciava clemente, invece l'abbiamo fatto, sono migliaia e migliaia di pensionati di CISPI e FNP WILP per rivendicare il fatto che noi ci siamo. Non possiamo accontentarci di una legge finanziaria che non ha nessuno spazio ai pensionati. Abbiamo bisogno di una legge sulla non autosufficienza e abbiamo bisogno di un intervento sulle pensioni che finalmente torni a farle crescere come giusto. Anche la CGIL oggi è qua in piazza al Circo Massimo a Roma, non solo per solidarietà, ma perché la lotta dei pensionati è una lotta di civiltà, utile a ricostruire quelle condizioni nella comunità che mantengano alta la coesione sociale e non possono essere penalizzati i pensionati che non vedono una perequazione adeguata in un paese nel quale non c'è una legge sulla non autosufficienza e, come dice il segretario generale della CGIL, è necessaria una vera riforma delle pensioni che cancelli la Fornero e che consenta alle persone di avere l'opportunità di arrivare alla pensione nei tempi congrui. Una bellissima piazza, saremo 70.000 persone che aprono una discussione possibile con il governo, vedremo se risponderanno o altrimenti occuperemo altre piazze in tutto il paese. Ma i problemi che poniamo sono i problemi del paese, i problemi che riguardano milioni di persone, per gli anziani ma anche per i giovani. Il governo la capisca che deve dare delle risposte. Se farà così, migliorerà le condizioni di tante persone anche per il paese. Noi dobbiamo dire anche da questa piazza basta con le discriminazioni. Questo popolo vuole l'unità degli italiani per progredire, non per fare battaglie l'uni contro gli altri. Non è solamente unicamente una manifestazione per tutelare gli interessi dei pensionati, è una manifestazione per rendere protagonisti possibilmente, voglio dire, la rivendicazione, la possibilità di rivendicare dei diritti. Specialmente chi ha meno, specialmente chi nella società a meno e vive molte volte dal punto di vista economico, dal punto di vista delle sue disabilità, la possibilità di poter vivere in comunità dignitosamente. Ci sono non solamente anziani, ci sono anche dei giovani che ci hanno seguiti e c'è davvero tantissima gente. Questo è un dato estremamente importante, vuol dire che si sta risvegliando in questi paesi, al di là degli slogan, la grande capacità di concentrarsi sui problemi veri di questo paese. E oggi gli anziani vogliono dare una mano a risolvere i problemi non solamente degli anziani, ma i problemi dell'intero paese.